Ben ritrovati. In questa domenica 22 agosto, l'Evangelista Giovanni ci propone una pagina del suo Vangelo molto faticosa da leggere, ma soprattutto faticosa da vivere. Giovanni, riferendo la parola di Gesù, dice: in quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? Questo vi scandalizza? La sua parola effettivamente è una parola dura, perché è una parola vera. E non c'è come la verità per metterci in crisi. Non c'è come incontrare nella nostra vita persone che ci dicono la verità su di noi o sulla realtà e noi istintivamente ci ribelliamo e troviamo mille scuse, mille scappatoie. Sicuramente la sua parola è una parola dura, perché è una parola che non segue le mode del momento, ma è una parola costante, fedele alla vita vera dell'uomo, all'esistere vero dell'uomo. Ed è una parola assai dura, perché è una parola che propone non delle soluzioni immediate, non delle piccole ricette che vanno bene oggi e domani magari le possiamo cambiare, ma la sua parola ci propone una proposta di vita radicale, globale, che accogliendola e seguendola ti costruisce veramente come persona. Naturalmente sta a ciascuno di noi accogliere questa parola, ritenere che questa parola sia un punto fondamentale, una realtà, una dimensione fondamentale, oppure girare le spalle e andare altrove. Grazie di avermi ascoltato.